Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Signore, mi sente? Chiara. Ti starei chiedendo come mai di questa lettera. Io posso dirti che essere stato bocciato per la seconda volta quest'anno probabilmente è stata una fortuna. Nel senso che, wow, andiamo in classe insieme. E poi magari quest'anno riesco a diplomarmi finalmente. Allora, la prima domanda è ormai uno standard per noi, quindi te la pongo anche a te. Chi è Giuseppe De Candia? Beh, innanzitutto ciao Pietro e ciao a tutti gli amici di Studio 7 TV. Giuseppe De Candia nasce a Molfetta il 21 maggio del 1997 come cantautore. La mia passione per la musica nasce il 6 dicembre, o meglio, non nasce il 6 dicembre, grazie al 6 dicembre, perché noi festeggiamo San Nicola, che è praticamente il santo di Bari, no? Principalmente si festeggia a Bari, in provincia. Ovviamente ogni 6 dicembre mi regalavano una batteria giocattolo, quindi da lì è cominciata un po' tutta la passione per la musica, grazie ad una batteria giocattolo. Quindi devo ringraziare questa batteria giocattolo e San Nicola a questo punto. Da lì poi comunque ho cominciato a prendere un po' tutto sul serio, quindi facendo dei brani inediti, dei singoli, dei videoclip musicali, fino ad iscrivermi a scuole di canto, provare concorsi, la gavetta nei locali, nei pub, nelle pizzerie con la band, e fino ad arrivare comunque ad oggi, e tutt'oggi continuo quella che è la mia gavetta, che è interminabile, perché la carriera artistica in generale è sempre una gavetta, dalle cose più piccole alle cose un po' più grandi. E poi adesso passiamo col fatto che non solo la musica, ma c'è un momento di fare un piccolo salto in alcuni casi del cinema. E scrivi per sbaglio, come nasce Esatto. questo progetto e poi come si è evoluto questo progetto che si è trasformato in un film? Allora, io ho sempre avuto la passione per il cinema, ovviamente non quanto la musica. Ho sempre seguito, principalmente da piccolino, mi piacevano i cinepanettoni, quindi Christian De Sica. No, quindi Christian De Sica è il mio idolo in assoluto, forse nel cinema, ma come dico sempre, distingo il cinema d'autore, quindi il cinema classico, al cinepanettone. Sono due cose completamente differenti, ma mi piacciono tanto entrambi. Scrivimi per sbaglio nasce a dicembre del 2020. Principalmente l'idea era una canzone. Ho pensato, considerando che nell'ultimo periodo realizzavo i miei videoclip musicali anticipati da degli sketch recitati, ho pensato perché non scrivere una sceneggiatura per un progetto cinematografico a questo punto e sperimentare, intraprendere, ecco, questa nuova strada, questa nuova avventura, perché effettivamente è stata un'avventura per tutti noi, perché tutti i protagonisti, a partire da me, da Luca Costantino, Paola Sinisi, Michelangelo Camero, avevano semplicemente esperienze, teatrali, ma non cinematografiche. Quindi comunque è stata una bella esperienza per tutti quanti, ci siamo divertiti un sacco. E tratta in realtà la storia di un liceale, Alessandro, innamorato della sua nuova compagna di classe, lui ripetente per 2 anni, innamorato di questa Chiara, scrive una lettera e la consegna di persona. Il problema è che il destino cambierà completamente le carte in regola, le carte in gioco, stravolgendo quella che è la storia. E stiamo vedendo il trailer. È un lavoro complesso perché abbiamo visto tanti attori, ma soprattutto tante location. Non è stato facile poi alla fine girare e poi soprattutto recitare. Vero, allora io non ho mai studiato recitazione, ma è una cosa che mi piacerebbe approfondire. Quindi ho curato la regia, la sceneggiatura. Non mi piace definirmi regista perché c'è chi ha studiato per fare il regista.
Però io penso che l'arte sia, indipendentemente dallo studio, sia qualcosa di prezioso. Quindi mi ritengo un artigiano, ecco, più che regista, un artigiano del mio prodotto, quindi del film Scrivimi per sbaglio. Girare è stato difficile, effettivamente, perché ho voluto curare tutto quanto io. È stata una sfida, soprattutto dal punto di vista della tempistica o della preparazione, e sono molto soddisfatto. Sicuramente, essendo un'opera prima, come tutte le opere prime, ci saranno delle imperfezioni. Magari io, essendo pignolo, le noterò, gli altri no. Però sicuramente, ecco, così come in tutto, l'opera prima è sempre un qualcosa di, come fosse una bozza della carriera, no? Dell'inizio della carriera. Però poi pian piano si cresce, si matura, si imparano nuove cose, nuove tecniche, e si migliora, ovviamente. Dagli errori si impara. E a questo punto la produzione di chi è la produzione? Ah, la produzione è mia, è di Giuseppe De Candia, quindi produzione, regia, sceneggiatura, soggetto è completamente mia. Ci descrivi il personaggio? Mi hai detto che è un ragazzo che cerca di conquistare poi una lettera. Di questi tempi una lettera è un po' strano scrivere una lettera quando ovviamente si lavora con messaggi WhatsApp, Telegram, Instagram e questo personaggio scrive una lettera e la consegna a mano, una cosa particolare. Questo personaggio in realtà un po' mi riguarda, nel senso che io sono molto romantico e molto vintage, molto vecchio dentro, e a me piacciono molto le lettere, ecco, ne ho scritte tante. La classica lettera con la rosa, ecco, mi piace da morire. È un po' sfortunato, tra virgolette, questo Alessandro, proprio perché cerca di conquistare Chiara, ma appunto la lettera cambia. Poi scopriremo come, ovviamente, quando uscirà il prodotto, cambia completamente direzione, stravolgendo quella che è la storia, che sembra banale in realtà, ma non lo è. Alessandro in realtà è un personaggio molto, molto buffo, divertente, romantico e tragico quando succedono cose. Si fida molto delle persone, un po' come me, sono proprio io praticamente. E infatti quello che mi piace è l'avere interpretato quasi me stesso, ed è proprio quello che vorrei fare nel mio percorso eventuale cinematografico, rappresentare quello che è sempre un mio personaggio, Giuseppe De Candia, così che ogni cortometraggio è lui, quindi ha una sua identità, ha sempre una sua identità. E lavorare con altri attori, in questo caso, nel gruppo, com'è cresciuto il gruppo nel lavoro, quali sono stati i momenti particolari, divertenti, faticosi? Beh, allora, faticosi, in realtà più divertenti, faticosi per tutti quanti, perché il primo giorno era un giorno di panico per tutti. La prima scena, che era proprio una scena sul litorale, ecco, della mia città, in cui ovviamente eravamo pronti, ma era un po' un'emozione per tutti quanti, quindi eravamo un po' in panico, ma poi, come tutte le cose, è andato in modo scorrevole. E mi sono dimenticato la domanda. Qual era? Ah, ecco, sì, no, allora, ci sono. guarda, la preparazione penso sia stata poi la parte più divertente, perché abbiamo lavorato per 2 mesi, quindi ho curato anche la preparazione di tutti gli attori, di tutte le comparse, di tutti i coprotagonisti. E ti devo dire, in realtà lo rifarei, nonostante sia stato faticoso dal punto di vista psicologico, perché abbiamo fatto tante ore di preparazione, e guardare quello che è il risultato finale, e farlo guardare alla gente, al pubblico, è stata una grande soddisfazione. Quindi è come l'ho rivisto tantissime volte durante la fase di post-produzione. Forse è stata più complicata la fase di post-produzione che la fase di realizzazione delle riprese e delle prove, ecco. Perché sono, come ti dicevo, sono molto pignolo, quindi sono attento molto ai dettagli, ai minimi dettagli. Quindi volevo scusarmi con tutta la squadra di lavoro che
L'ho fatta, guarda, l'ho stressata così tanto che secondo me non vorranno più lavorare con me, però no, ovviamente scherzo. E nulla, quindi in generale molto bello, faticoso, ma ci siamo divertiti. Abbiamo visto che sarà presente a Roma International e tante altre, quindi significa che già stai pronto per far conoscere a tutta Italia un lavoro indipendente. Parliamo di un Esatto. lavoro indipendente, che è importante. Certo, beh, allora, oggi per i lavori indipendenti è sempre più difficile emergere, ovviamente. Però a me piace faticare tanto e è ancora una soddisfazione più grande, sapere che un lavoro indipendente possa piacere, quanto magari un lavoro realizzato da una grossa casa di cinematografica, di distribuzione, di produzione, ciò non toglie che un giorno possa magari lavorarci, speriamo. sì, ha vinto un po' di premi come il premio miglior cortometraggio LGBTQ, o due premi come miglior regista esordiente. Continuiamo con delle selezioni in altri festival, stiamo aspettando delle risposte da altri festival. Ovviamente il percorso festivaliero durerà circa un anno e mezzo, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. L'uscita invece è prevista per fine 2022 sulle piattaforme in streaming. Ovviamente per scaramanzia non cito ancora quale. E a questo punto le musiche curate da... Fabio Di Lido è un mio grandissimo amico, un grandissimo arrangiatore. Ha già fatto anche altre colonne sonore per dei film presenti anche su Prime Video. Abbiamo suonato assieme da piccolini, quindi lui era il mio tastierista. Il suo sogno era quello di realizzare colonne sonore e ce l'ha fatta, ce la sta facendo. Quindi sono contentissimo un sacco anche per lui, per Fabio. Perfetto, come musicista suonare dal vivo, che sensazione ti dà quell'emozione di salire sul palco e in questo caso avere la quarta platea che è il pubblico? Poi successivamente sei passato come quarta platea ad essere tu parte della quarta platea per vedere il tuo film. Che sensazione provi in questo caso, nell'uno e nell'altro? Beh, allora, stare su un palco è forse una delle emozioni più grandi e non tutti riescono a reggerla. Infatti qualcuno mi dice: ma come fai a cantare dal vivo? Io non ce la farei neanche davanti ai miei genitori, effettivamente. Si nasce, ma bisogna avere anche il coraggio, nel senso che la cosa più bella probabilmente è quando il pubblico canta una canzone che è scritto e ci si rivede. Quindi quella è l'emozione più grande. Poter comunicare qualcosa attraverso la musica è una soddisfazione che mi riempie il cuore, principalmente. Stare dalla parte del pubblico guardando una mia opera è difficile, nel senso che in realtà, conoscendo già quella che è la mia opera, non riuscirò purtroppo, ed è una cosa che mi dispiace, ci vorrebbe qualcosa di fantascientifico per far sì che io possa guardare una mia opera con gli occhi degli altri, senza averla mai vista. Questa è una cosa che mi piacerebbe un sacco vedere, ecco. Però è emozionante, come ti dicevo, guardarla una volta prodotta assieme magari ad un amico che non l'ha mai vista, è come vederla per la prima volta, ma non sarà mai vederla come, diciamo, con gli occhi di una persona che effettivamente non ha mai visto quel prodotto. Un po' come, ecco, ho sempre detto, mi piacerebbe ascoltare ad esempio una mia canzone senza sapere appunto che sia la mia, quindi ascoltarla dalle orecchie di un'altra persona per capire effettivamente mi piaccio, perché sono abituato a sentirmi 300 volte, ovviamente. Nel film sei dovuto ricorrere al doppiaggio? Sì, c'era una parte, te lo spoilero, ecco, c'era una parte in cui citavamo il 2021. E abbiamo dovuto doppiare la parte 2022, quindi cambiare l'anno in fase di post-produzione sul doppiaggio. Sì, c'era stato un piccolo errore in sceneggiatura e basta. Poi, vabbè, il doppiaggio, voci di campo, alcune voci di un professore. Devo dire che è stato anche divertente il doppiaggio, non l'avevo mai fatto. A questo punto noi ti salutiamo, ci diamo appuntamento alla prima nazionale
su tutti gli schermi cinematografici che ti porti fortuna e ci facciamo i saluti. Assolutamente, Pietro, io ti ringrazio di cuore, resto a tua disposizione per qualsiasi cosa e ovviamente un saluto agli amici di Studio 7 TV. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Starei chiedendo come mai di questa lettera. Io posso dirti che essere stato bocciato per la seconda volta quest'anno probabilmente è stata una fortuna. Nel senso che, wow, andiamo in classe insieme. E poi magari quest'anno riesco a diplomarmi finalmente.